Senza volervi adulare, visto che la serata vi è piaciuta, e quindi non ce n'è bisogno. Io e i miei compagni, come dire, questa è un'Italia che ci piace. Un festival così, in un posto così. E quindi... vi ringraziamo di averci ospitato qui. In questa bellissima manifestazione ci associamo anche al sentimento che ha aperto la serata, che racconta anche perché questa manifestazione è così, cosa che altrove non sarebbe capitata, non sarebbe stata neanche permessa dai manager che organizzano i concerti. E vi salutiamo con una canzone che è una ninna nanna, con questo però non è che vi vogliamo mandare a dormire, anche perché ognuno sa che vi fate su voi. Mi inviterò a dirvi una sola parola, che questa ninna nanna ha per protagonista un giovane padre che la mattina accompagna il figlio a scuola con la macchina. Dopo un poco già incontrano nel traffico. Dopo mezz'ora la mamma telefona, dice: ma come siete ancora lì, andavate di fretta? E che pure per incontrare un po' di traffico. Dopo tre quarti d'ora, un'ora, quel traffico è divenuto un vero e proprio ingorgo. Il bambino sul sedile posteriore fa per addormentarsi e il giovane padre pensa bene di cantargli una ninna nanna. Ma quale ninna nanna questa? Che si intitola Ninna Nanna del Gra. Ovvero sia ninna nanna del grande raccordo anulare. Sospetta, andavi di fretta, ancora stai là. La radio trasmette incerta la pubblicità. Un mondo coperto di auto, mio caro bambino, ne avrai pietà. Se la scuola è lontana, fai festa, contento. E tu che ne sai? Da un'ora sto in auto che penso non fare dei guai. A volte il mio cuore nel petto rimbalza a dispetto degli anni e l'età. La radio trasmette notizie, ma è pubblicità.
città. Un mondo coperto di auto, mio caro bambino, ne avrai pietà. Se la scuola è lontana, fai festa, contento, contenta, papà. Thank you.